Salute. Sì, come si dice? Salute. Ok, 你打喷嚏的时候，啊，就打喷嚏的时候啊，你可以跟打喷嚏的人说 Salute， 祝你赶快康复哈。回答 grazie, ok. Allora, la settimana scorsa che cosa abbiamo fatto? Giovedì e venerdì, che cosa abbiamo fatto? La settimana scorsa? Cos'è la settimana scorsa? 我们知道 la prossima settimana, 对不对？我们已经会我们进会下个月，对不对？下个星期，对不对？下个月我们是几天？下个月怎么说？我们在练习题也有，对不对 ？Il prossimo mese， 那下个星期是什么 ？La prossima settimana。明年，il prossimo anno，下一个小时，第二个小时，下一个小时，la prossima ora，下一堂课。La prossima lezione. Yeah, sind, ok? Ok. 好，这个下对不对？可是我刚才问的是上。好，我们上周，上个礼拜，上个星期我们做了什么 ？OK， 我用一个过去式，这个你们不会，没有关系哈。che cosa abbiamo fatto? OK。Abbiamo fatto 是 fare 的过去式。Okay, che cosa abbiamo fatto la settimana scorsa? Scorsa 过去的。嗯哼，那如果是去年怎么说？L'anno scorso. Ah, na, 上一堂课呢？ La lezione scorsa. La lezione scorsa. 对，是形容词，所以就跟着名词。嗯哼。所以变成 la， 你们这里看不到，对不对？那我这里上。擦掉哈，擦掉，擦掉，擦掉。Cosa abbiamo fatto la lezione scorsa? Cosa abbiamo fatto la settimana scorsa? Shang Li Bai, 我们做了什么？Che lavoro fai? Abbiamo parlato del lavoro. Shang Li Bai, due settimane fa abbiamo parlato dei film, vero? Abbiamo parlato del lavoro, ma la settimana scorsa ancora di più abbiamo parlato un po' del lavoro, sì, ma abbiamo anche fatto molti. Cosa abbiamo fatto la settimana scorsa? Nessuno si ricorda?Cosa abbiamo fatto la settimana scorsa? Molti, 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 什么？我们做了很多什么 ？Esercizi， 不是吗？不是做了很多的习题吗？嗯 ，OK， 所以 la settimana scorsa non abbiamo
fatto l'unità 8, ma abbiamo fatto molti, molti, molti esercizi di grammatica, sulle professioni, di grammatica, con i verbi, un po' di traduzione. Ok? Abbiamo fatto molti, molti esercizi che trovate, Shangali Bai的笔记里面再会找到。好。Oggi invece che cosa dobbiamo fare? Oggi invece dobbiamo fare l'unità 8, vero? L'unità 8. Come si intitola l'unità 8? Qual è il Tad Piao Ti Shama? Bene, grazie. E lei? Wishma il bene, grazie e lei? Che figura c'è? Qual è la figura? Qual è nega tu pian? La figura che c'è sull'unità 8? Qual è la figura? Qual è la tu pian dell'unità 8? Come si chiamano? Nime du hui de bu due. Jian dao come si dice? Gan shu zi. Shu zi nime hui. Jian dao nime ye hui. Come si dice? Shei ji de? Gidema Bianca ne tada chenbihe li mie yao. Hao xiang you tada de shi ta yao. Achi wo men shuo shi yi shuang, yidali ren shuo shi yi shuang, de bu de. Un paio di jian dao, come si dice? Angela, forbici, un paio di forbici. Wome shi zai nei tan ke xue c'è, ci sono. Wome wan zai nei ge, zai ni de bao bao you shen ma dongxi, nei tian xue de, nei tan ke. Cosa c'è nel tuo zaino, cosa c'è nella tua borsa? C'è, ci sono. Ok, quindi zai zhei tan ke de tu pian, nella figura c'è un paio di forbici. Forbici shi fu shu de zi, ok? Le forbici. Le forbici. Qua zhe ke yi shuo un paio di, yi shuang, a pair of. Yime shi liang ge dongxi, ok? Yi shuang. Un paio di forbici. E un, come si chiama zhe ge shu zi? Shu tou fa de ne ge shu zi. Pettine. Zhe ge ye shui guo la, ha? E un pettine. E un pettine, un paio di forbici e un pettine. Ha, non me di genza e PPT o busiela, ha? Na sai c'è anche io c'ho liang dong si tu due tu pie li mie io un paio di forbici e un pettine. Che shi ni ge biao ti shi bene grazie e lei? Wei shi ma ne? Yin wei zhe ge 这个单元的主题应该是什么？是从 informale 到 formale。我们在这一堂课比较正式的来转换，从非正式到非尊称到尊称，好，转换到尊称。那在一个场合呢？你们觉得是在哪一个场合 ？Dove? Dove siamo? C'è un paio di forbici e un pettine。还有三个图片 dove siamo? In quale negozio siamo? Questa unità è dove? In quale 场合在哪一个背景你们觉得呢dal barbiere grazie Filippo sì dal barbiere vero? 我们是在一个理发师的商店里面 dal barbiere quindi我们今天会听一个对话啊 ，questo dialogo è dal barbiere。那你们要注意的是，什么时候用你，什么时候用您，我们就会重点放在这个尊称和非尊称的部分。dare del tu, dare del lei， 意大利文怎么说？就是用你的称呼，或者是用您的称呼。意大利文怎么说 ？dare del tu, dare del lei。OK。好 ，OK， 然后这个变成一个防身动词，因为就是我们 ci diamo del tu, ci diamo del lei， 我们互相用你，互相用您
dare del tu, dare del lei。好，那然后呢？怎么？然后问答一些问题。Per esempio, come stai? Bene, grazie. E tu? Oppure, come sta? Nin, come sta? Bene, grazie. E lei? 所以尊称的时候就不能用那么激昂的语气。所以就。就是在讲念尊称的时候，那个语气不能那么激昂。我现在是故意的，让你意识到我在讲的是 to 跟 lay， 这是无所谓，看你的，看你的个性，看你的年龄，看你是女生男生，可是 GNE 常常在台湾那个女生的声音太高或者太像。小朋友，这个是建议不要，不是你哈，我说有时候 ，OK， 有时候有一些女生讲话就是在电视上啊，或者是有一些学生哈，是讲话太像女生，就像小朋友，那个声音就尽量改一下，要不然就是听着哈，就是会觉得你是小朋友。就针对你的时候可能没有不会再太尊重你，好像你是小朋友这样子。可是这个就是没有，就是我在让你意识到我在讲的是 tu 跟 lei 而已， OK。 Come stai? Come sta? 一样的。 Bene grazie tu? Bene grazie lei? 不用改声音。然后呢，很有用的，很实用的，在这个部分也是在咖啡店，在咖啡店怎么可以简单的点咖啡？比方说 ，tu cosa prendi？ 我们一起去咖啡店，那就你点什么？你们点什么 ？cosa prendete？ 或者May I have？ 我可以点一杯咖啡 ，posso avere？ 或者 vorrei？ 那回答哈 ，io prendo per me。For me， 不过我们两三个人的话，那就要特别强调。那我要一杯茶，哎，那另外一个人哦，那我要一杯咖啡啊，那我要一杯果汁什么的，那就 per me， per me， per me。好，我们看一看文法的重点，在这个单元的文法的重点是什么？情态动词，我们已经开始研究这些情态动词，对吧 ？Dovere, potere, volere。必须对不对 ？potere 可以能，还有有时候是会的意思哈，还有 volere 就是可以加上会哈 ，potere， 可是不是有没有这个能力啊？哪种会是 sapere 哈？还有 volere 想要，然后开始讲一些 preposizioni di luogo 哈，da 啊 di， da in a， 这三个介系词。那我们现在开始听这个27号，你们先看一看这个图片 ，queste tre figure a pagina 63 unità 8。Provate a vedere a pagina 63 queste tre figure， queste tre figure。E quale di queste tre figure corrisponde al dialogo? Dovete capire quale di queste tre figure, quale, which, di queste tre figure, pictures, figure, corrisponde, corresponds, al dialogo, alla situazione.Del dialogo. Yeah, of the dialogue. 好不好 ？OK， 那我们先简单一点的解释一下每一个图片，好不好？在每一个图片发生什么事情 ？Che cosa succede nella figura numero uno？ Chi c'è？ Intanto chi c'è nella figura numero uno？ Chi c'è？ 第一个有什么？Tanto provate, se volete potete usare il microfono. Chi？
Chi è coraggioso? Scegliere io Yunqi. Giulietta, ma? Scegliere Yunqi, Jianhua. Jintian hao xiang Luca, dì ma? Jintian Luca hen bang, ho. Jintian Luca jintian bu leng, suoi jiu hen bang. Che cosa? Chi c'è? Yunaisi ren wu, ho. Quali personaggi ci sono nella figura 1? Il barbiere, benissimo. Che cosa fa il barbiere nella figura 1? Che cosa fa? Sì, sì, che cosa fa? Come si dice? Jian tou fa, dopo due. Ah, lavora, ok. Lavora. Il lavoro del barbiere qual è? Jian, come si dice? Jian shi tagliare. Aha. Tagliare il giù dunque, secondo me, taglia shama, tofa, tofa come si dice? I capelli, ok. Quindi il barbiere taglia i capelli. Ok. Se io con chiarezza dire al cliente, ta ban shui, ban ne ge gu ke, jian tou fa, ha. Ban ne ge ke ren jian tou fa. Benissimo. E quindi c'è un cliente, dema, yu ge gu ke. Seduto. Dema. Due clienti. Ok, ci sono due clienti. Un cliente è seduto. Ok? Un cliente. Sì, George. Un cliente è seduto. E un cliente è Zhangzhi. Come si dice? Zhangzhi. È in piedi. Un cliente è seduto, un cliente è in piedi. Ige Zhangzhi, ige Zhuozhi. Ok, uno entra e uno è già seduto. E il barbiere taglia i capelli al cliente seduto. Poi c'è anche una ragazza, vero? C'è una ragazza. La ragazza lavora nel negozio, nella bottega. La ragazza lavora e cosa fa? Come? Saudi, ta zai dan sao, pulisce, fa le pulizie. La ragazza, chi è? La commessa, kan qi lai shi yi ge, ke nan shi ni ge dian yuan, dou dui? Wo men deng xia kan, ta ke nan shi yi ge shangbista. Zai hou mian nan, zai ni ge 64 页也可以看到一个shangbista。可能是刚开始，对不对？他不会剪头发，可是帮客人洗头发，对不对？所以做那个。È la shampista. Ok, la commessa, la shampista fa le pulizie. Fa le pulizie. Pulisce. Ma pulisco, pulisci, pulisce. She's cleaning. Ok, pulisce, fa le pulizie. Ok, questa è la figura 1. La figura 2. Luca, io voglio chiamare un altro compagno. La figura 2, sì. Lavorano. Chi lavora? I due barbieri, cioè il barbiere e la... Abbiamo detto che la ragazza forse è una sciampista. La barbiera, forse è la sciampista. Sì, quindi la sciampista cosa fa? La sciampista banca Renzi Tofa, come si dice? La ragazza, la sciampista,
Sì, come si dice? Sì. La lavare, dove è? Lavare. Posso lavorare, lava. Lavare. La sciampista lava che cosa? I capelli a un cliente. A uno dei due clienti. E il barbiere che cosa fa? All'altro. Taglia i capelli all'altro cliente. Da另外那个客人. Gentofa, all'altro cliente. OK, anyway, 就是一个一个剪头发，一个是洗头发的。OK, e chi altro c'è nella figura 2? Chi altro? Who else? Chi altro c'è nella figura 2? C'è un altro cliente. C'è un altro cliente. Ah, allora quanti clienti ci sono nella figura 2? In tutto, quanti clienti ci sono nella figura 2? Tre clienti. Tre clienti. Un cliente che sta facendo lavare i capelli. Uno sta facendo tagliare i capelli e un cliente che cosa fa? Il terzo cliente è seduto, aspetta. Aspetta. Il terzo cliente aspetta. Va bene, io piao Qing Milva, Gian, di Sanga Tu Pie. Che cosa c'è nella terza figura? Il barbiere taglia i capelli al cliente. E un altro cliente aspetta. E un altro cliente aspetta, è seduto e aspetta. Perfetto, quindi ci sono due clienti, vero? Ok, perfetto. Allora, 我们现在开始听这个对话，那同时也看一下啊那个翻译啊，这样子我们就会比较快的进入状况。Traccia 27。Buongiorno Franco. Avvocato, buongiorno. Quanto tempo c'è da aspettare? Che deve fare? Barba e capelli. Finisco di tagliare i capelli all'ingegnere, poi c'è lei. Ingegnere, buongiorno. Ah, buongiorno avvocato. Come sta? Bene, grazie. Lei? Non c'è male. Avvocato, può aspettare qui, oppure se vuole può tornare tra un quarto d'ora? No, aspetto. Franco, come mai il negozio è chiuso ieri? Non era lunedì? Sì, ha ragione, ma sono andato a Roma domenica e lunedì per una fiera. E poi sono rimasto un po' il giorno dopo per vedere un po' la città. Per questo era chiuso. Ah, c'era una fiera di barbieri? Sì, una fiera di barbieri, più o meno. Si chiama Figaro in Fiera, la fanno tutti gli anni. Interessante, certo che ormai il trattamento estetico è diventato un vero business. Sì, per questo devo andare a queste fiere, insomma, anche un barbiere oggi deve aggiornarsi, anche se... Cosa? Non dovrei dirlo, forse già lo sapete, avete visto che stanno ristrutturando quel grande negozio all'angolo? Il fianco, sì? Sì, è vero. Stanno aprendo il più grande salone di bellezza della città. Ah. Sì. Naturalmente ci sarà anche un barbiere, quindi lo so già, tutti i ragazzi andranno lì. Ah no, noi no, è vero ingegnere? Noi no, certo. Io il mio barbiere non lo cambio. A me questi posti impersonali dove nessuno ti conosce proprio non mi piacciono. Ma certo, infatti non si deve preoccupare. E poi una sciampista più gentile e carina di Mariana, dove la troviamo? Hai sentito Mariana? I nostri due clienti più affezionati meritano proprio un caffè. Ma certo, vado io al bar. Cosa prendete? Io prendo un caffè macchiato, per favore, grazie. E io posso avere un cappuccino? Certo, ingegnere. Franco, tu cosa prendi? Per me è un caffè normale, grazie Mariana. Allora io vado. Sì, e poi quando torni facciamo lo shampoo all'avvocato, Va bene, a dopo. A dopo, grazie. Grazie, dopo. Ciao.
哦，你们清楚这个状况吗？清楚不清楚这个状况？还要听一次吗？需要再听一遍吗？ Unità 8, traccia 27. Buongiorno Franco. Avvocato, buongiorno. Quanto tempo c'è da aspettare? Che deve fare? Barba e capelli. Finisco di tagliare i capelli all'ingegnere, poi c'è lei. Ingegnere, buongiorno. Ah, buongiorno avvocato. Come sta? Bene, grazie. Lei? Non c'è male. Avvocato, può aspettare qui, oppure se vuole può tornare fra un quarto d'ora? No, no, aspetto. Franco, come mai il negozio era chiuso ieri, non era lunedì? Sì, hai ragione, ma sono andato a Roma domenica e lunedì per una fiera. E poi sono rimasto un po' il giorno dopo per vedere un po' la città. E questo era chiuso. Ah, c'era una fiera di barbieri? Sì. Ah. Più o meno, si chiama Figaro in Fiera, la fanno tutti gli anni. Interessante, certo che ormai il trattamento estetico è diventato un vero business. Sì, per questo devo andare a queste fiere, insomma, anche un barbiere oggi deve aggiornarsi, anche se... Cosa? Non vorrei dirlo, forse già lo sapete, avete visto che stanno ristrutturando quel grande negozio all'angolo. Per fianco, sì. Sì, è vero. Stanno aprendo il più grande salone di bellezza della città. Ah. Sì. E naturalmente ci sarà anche un barbiere, quindi lo so già, tutti i ragazzi andranno lì. Ah no, noi no, è vero ingegnere? Noi no, certo. Io il mio barbiere non lo cambio. Ma in questi posti impersonali dove nessuno ti conosce proprio non mi piacciono. Ma anche infatti non si deve preoccupare. E poi una sciampista più gentile e carina di Mariana, dove la troviamo? Hai sentito Mariana? I nostri due clienti più affezionati meritano proprio un caffè. Ma certo, vado io al bar. Cosa prendete? Io prendo un caffè macchiato, per favore, grazie. E io posso avere un cappuccino? Certo, ingegnere. Franco, tu cosa prendi? Per me è un caffè normale, grazie Mariana. Allora io vado. Sì, e poi quando torni facciamo lo shampoo all'avvocato, Va bene, a dopo. A dopo, grazie. Grazie, a dopo. Ciao. Ah, mi chiamo Cincio, ma? Allora, la figura, secondo voi, questo dialogo corrisponde alla figura 1, 2 o 3? Quanti clienti ci sono? 2 o 3? 2, vero? Come 1? Alice dice 1. Alice, quanti... Guarda quante persone parlano. Le persone che parlano sono un avvocato, il barbiere, l'avvocato, il barbiere, l'ingegnere. E poi c'è la sciampista. 4个人讲话, 对不对? Avvocato, ingegnere, barbiere e sciampista. Cosa vuol dire avvocato? 三个职业, 对不对? Barbiere, sci... Li fasci. Avvocato, luce, ingegnere, concenci. Hao, sono due clienti che lavoro fanno. Uno fa l'avvocato e uno fa l'ingegnere. Ok? E poi c'è la sciampista che lavora con il barbiere. Io due clienti, sono in Naiga. 我们一定要淘汰哪一个图片? 一定不行的是哪一个图片? 对。Come tre? 有三个 clienti 是哪一个? 2! La figura 2 sicuramente non va bene, vero? La figura 2 一定不行, 因为有三个客人, ok. 所以现在剩下的只有 la figura 1 e la figura 2. Secondo voi, qual è la... la figura 1, perché?
perché, no, perché c'è la sciampista. Nella figura 2, no, nella figura 3 non c'è la sciampista, vero? Ok, quindi la figura 1 è quella giusta. La figura 1 corrisponde al dialogo, perché c'è la sciampista, i due clienti e il barbiere. 然后那个第二个客人刚刚进来，对不对？ 也是一个重点，对不对？ 在第三个图片，第二个客人已经坐着， è seduto， mentre nella figura 1 第二个客人刚刚进来， è in piedi。 那按照这个内容，第二个客人是刚刚进来的，对吗？ 所以就是绝对是 la figura 1 corrisponde al dialogo。 La figura 1 corrisponde al dialogo. How? No, andiamo a vedere a pagina 64. Prima vediamo alcune caratteristiche di questo dialogo. Quindi vediamo di unire il nome delle persone al loro lavoro. Franco che lavoro fa? Franco è il... barbiere. Mariana è la, ok? Franco è il barbiere, Mariana è la, 为什么定冠词? 因为我们就在这个故事我们讲的是这个 barbiere, 这个 champista, va bene? Quindi 我们可以用定冠词. È la champista di questo dialogo. Il cliente 1 qual è? Qual è il cliente che parla per primo? Il, l'ingegnere o l'avvocato? Cliente uno可以说是谁第一个讲话，还是已经坐在剪头发的那个？我们可以决定那个定义是什么？Cliente uno的定义是什么？ 已经做啊？先讲话的吗 ？OK， 先讲话的 ，OK， 那先讲话的是 l'avvocato， 对不对？先讲话的是 l'avvocato， 那 l'avvocato è quello che entra， 对不对？是已经在剪头发是谁？ L'ingegnere， l'ingegnere 已经在坐着 ，OK， è seduto， l'ingegnere è quello seduto。 Quello che entra in piedi è l'avvocato. Ok. Di solito, in quale giorno della settimana il negozio di Franco è chiuso? In quale giorno della settimana il negozio di Franco è chiuso? 在台湾不是吗? In Italia, 如果你们看上一次的 PPT 哦, 上个礼拜的笔记不是写了吗? 这句话是为了让你们注意。 In Italia i barbieri il lunedì sono chiusi, 对不对? 在台湾不是吗? A Taiwan non è così? No? 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 I barbieri li fa shi xinqi dou xiu xi zai dali. Zai Taiwan mei you ma? Mei you a? Ok, allora. Sì, in Italia i barbieri sono chiusi il lunedì. Sui zai zai tan ke ni mei hui kan dao. Prendi il microfono che non capiamo, così sentono anche gli altri cosa la domanda. Qual è la tua domanda? Diga部分是对的，第二个部分是一个坏话。 每一个国家有自己的习惯。 跟天气、跟文化有关系的，哈，我们反而可以觉得，
为什么神经病了？每天都要工作，那么从早上一个礼拜七天，这个不是生活。你去德国工作是五天，然后晚上六点半都休息，很有效率，可是工作时间就很缩短的。所以每一个文化有他自己的，不是因为要去喝茶就休息。我不知道是谁告诉你的，可是第二个部分有问题的。好，所以这个对话里面已经有一个部分就回答你的问题。传统上意大利的商店就中午就会休息，没错，可是小店，因为可能小店的就是家庭，对，自己开的，对，所以就是自己就是必须要，可能就是人力就不够吧，哈，那其实也没有那么多的事情，真的没有客人啊，所以就冬天啊什么的，就天气很冷，没有人去啊。所以就习惯性的，就可能如果是一个小店的话，那可能下午就是习惯就是会休息，这是传统的话。可是大的商店已经改变了，包括礼拜六礼拜天现在也很普遍都会开，这个也是从这20年以来的，我不住在意大利的很大的一个改变啊，就每次回去意大利就发现了，哇，在罗马现在礼拜六礼拜天都会开，商店都会开，所以就是文化也会改变了，对，因为可能很多的更多的观光客，那世界上的观光客就习惯礼拜六礼拜天就去买东西，所以文化也变。所以你说的也是对的，可是就是小店，那这里讲的也是重点，在这个对话在讲话在讲的就是你的内容，对吗？因为它这个是一个小店，那小店怎么可以生存的吗？因为现在隔壁在开一个很大的店啊，那个很大的店呢就会吸收这些小店，那这些小店怎么办呢？所以他就去参加那个展览，对吗？他要更新资讯啊，他就要扩大他的知识啊，因为他没有想办法把他们的店他们的枝叶继续开，他们的小店继续开，这样子。所以你说的是对的，对，传统上是这样子没错。可是 也有比较大的商店现在已经不休息了，所以百货公司什么的不会休息，包括礼拜六礼拜天平常不会休息。银行，对不起，我们上银行休息一个小时都有很奇怪的习惯，对，银行一个小时下午休息一个小时，又会开到平常到三四点的样子，反正就中间会休息一个小时，从一点到两点左右就会休息一个小时。是吗？是吗？是什么样子的？因为在台湾的话，就是洗头发就要会到另外一个隔间去洗，然后直接在那个洗头房，应该是不对的，就有跟那个洗洗，然后对，所以有可能会没洗。我不知道，都有可能，有传统的有旧的都有，现在意大利有很多的中国人开的理发店理发师，那所以就现在 很多不同的理发师都有。那我们这里今天也有另外一个学姐 Amelia， 要不要来？ Amelia 现在在意大利读书，要不要来 跟他们介绍一下，更新一下我们的资讯，现在的理发店在意大利长得怎么样，来不来跟，要不要来跟他们解释一下？他刚刚从意大利回来过圣诞节。
I barbieri cosa fanno? Na, i dici li bei i giusiosi, ok? Sono chiusi il lunedì. Sui c'è i qua c'è due. In Italia i barbieri il lunedì sono chiusi. Na, Gianda Zamaiani, lai ci esci, li ci esci zi ci sia, ho buhao. Vieni, vieni, ci vedi. Non ho già iniziato, li faccio Zamaiani. Tu vai dal parrucchiere, noi senti parrucchiere, non barbiere, no? Sì, però non sono... Parla con loro. Come ti chiami? Amelia, mi chiamo Amelia. Piacere. Dove hai studiato? Sì, ho studiato qui. Ta shi tai da de xue shen. Qu nian bi ye de, de ma, jin nian zai na li du shu? Wo zai du ling pang bian de you yi ge xiao cheng shi, ran hou ta de ming zi jiao zuo Bra. 对。很短的 Bra。那学什么？Che cosa studi？Scienze gastronomiche。哇，美食。哦，美食科学。知道那个 slow food 那个协会吗？慢食协会开的那个大学。OK， 他们一定会问你很多问题。等一下，那我们现在想知道理发师长得怎么样？Barbiere跟 parrucchiere， OK， 是 barbiere， 然后女生不可以进去，虽然她看起来很漂亮。对，然后对，还有比较家庭式的，然后他们就是可能三张椅子在里面，然后而且很奇怪，他可能背对着窗户，然后所以你就会看到就是客人背对你坐着，然后在那里剪头发。然后很小，通常都是小小的一间。然后意大利的路上好像很常看到那个 barbiere 或 parrucchiere， 好像是很流行的一个工作吧。我也是一种都不去外面洗头发，所以我比较少知道。可是他已经告诉你们蛮多的哦。OK， 非常非常棒。谢谢 Amelia。这个，我先看一下这个 Word 的这个广告好不好？很好笑的，这个小朋友的 Babbo Natale， 圣诞老公公。这个广告叫 Quattro Salti， 还有剩啊，你们多吃，你们两位，你们多吃，你们两个辛苦，你们坐着吃，这个我可以了，你们坐着吃。Ma come hai fatto a riconoscermi? Ma oggi non è Natale. Mica posso aspettare Natale per mangiare qualcosa di buono. Guarda, questo prelibato pollo mandiamolo con patate di quattro salti in padella. Ma come mai hai apparecchiato per due? Vabbè, dai, intanto costa. Peccato, tutto aperto. Quattro salti in padella Findus. Quelli buoni, per davvero.Non avete capito, eh? Hen nan dong, de de. Ta jiao quattro salti in padella shi zhe ge xi lie de ren dong shi ping, ha. Ah. Ta shi shen me yi si? Padella shi ping di guo, va bene? Non ping di
在平地过假日就好了，brava， sì， esatto， saltare 是跳一跳，saltare 是 quattro salti， OK， 跳四次表示什么？你跳一跳，你炒一炒的意思，你炒一下马上就可以吃了，好，表示很方便 ，OK， 所以 quattro salti in padella 是这个系列的这个牌子的这个冷冻食品 ，OK， 表示很快很方便就可以吃的啊 ，quattro salti in padella。好，然后那个广告说，那个小朋友说，ma tu sei Babbo Natale？ 你是圣诞老公公吗？ ma come hai fatto a riconoscermi？ 你怎么认得我呢？il bambino dorme， vero？ è a letto e dorme， 可是听到一些 rumori， 一些杂音，那就他下楼梯， allora。Dice, ma tu sei Babbo Natale? Mi sono rendo buona. Ma oggi non è Natale. Mica posso aspettare Natale per farmi qualcosa di buono. Mica vuol dire, ma bim bu nan deng dao shendan jie wei la zhu gei wo chi yi xie hao chi de dong xi, bim bu nan deng dao shendan jie er yi ya. Jintian ye ke yi chi yi xie hao chi de ba.Guarda questo prelibato pollo alla diavola con patate di quattro salti in padella. 然后看看这个冷冻食品的这个鸡哈，那么好吃的哈。那我他在准备煮，然后他看那个小朋友很快的就把所有的餐具哈两人份的餐具就准备好了哈。那这个叫做 apparecchiare la tavola， OK， 准备餐具，好 ，set the table， 好，他就摆那个两人份的餐具，所以那个 Babbo Natale 就很坏，就问他 come mai， come mai vuol dire 你为什么已经准备了两个人份的餐具呢？因为那个圣诞老公公想一个人吃。他没有邀请小朋友，所以他说你怎么已经准备了两个人的餐具呢？他后来说好吧 vabbè dai， 好了算了哈。那你要 petto o coscia？ petto 是鸡胸， coscia 是鸡腿，他就问小朋友，那你要鸡胸还是鸡腿呢？那小朋友就很高兴了，本来就很难过，很生气，怎么了？后来就好吧，就我要 coscia， 我要鸡腿。好，那就那个 Babbo Natale 就很坏的说，哦 ，peccato tutto petto， 好可惜，只有鸡胸没有鸡腿。基本上是不可能，因为都是已经切小丁的，所以就都混在一起的，认不出来是鸡胸还是鸡腿，他就是故意的。然后呢，最后的那个口号，他说，quattro salti in padella 那个牌子，然后他说 quelli buoni per davvero， the good ones， really good ones， 好，就是真的好的 ，buoni 这里也是善良的意思，不是好吃，对不对？这里 buono 有两个意思，有好吃，东西是好吃，人是很善良，对吧？那这里它就好玩的地方是在有幽默的地方是在那个老公公是不是神不是很善良的，所以 it's not really good， but 这个牌子的东西是真的好吃，是真的 buoni。所以就这里的那个幽默感是在 buono 的两个意义 ，OK， buono 因为是它真的好吃，可是 not like 圣诞老公公在这里的这个圣诞老公公很坏啊，不是很善良的，你们这样子就比较了解，要再看一次吗？就比较了解整个故事。Ma tu sei Babbo Natale? Ma come hai fatto a riconoscermi? Ma oggi non è Natale. Mica posso aspettare Natale per mangiare qualcosa di buono. Guarda questo prelibato pollo alla diavola con patate di quattro salti in padella. Ma come mai hai apparecchiato per due? Vabbè dai, petto o coscia? Coscia. Che
好，那就希望你们开心一点。E il panettone com'è? Buono o no? Non vi piace? Robo si qua nel che io sia un po' si qua nel che già c'è ma nel che putao gan, l'uvetta. Ni men pusi quan putao gan, ho sia Adriana pusi quan putao gan. OK. 抱歉，我忘记了跟你们说，有些人不喜欢那个乌龟的。可以吗？好吃吗？好吃。好。它是蛋糕吗？嗯。那感觉像比较像面包，吃起来没那么。我觉得还在中间。拌饭吃的那种蛋糕嘛，蒸蛋糕。我不用，就是放在桌呢。我不知道，不会分，我们不太会分。我们面包的，我们的面包的意思是咸的面。我们的意大利的面包不可能是甜的，甜的，对对对对对对，这个是日本的概念啊。对对对对对，所以甜的面包不是面包。哎，对，对外面来说不是，对对对对对，所以我也不知道怎么形容它。你们可能会觉得面包或者蛋糕，我不知道啊。反正对我们的概念，面包一定是咸的，所以这个是一个甜点，一个甜的东西。然后你要形容它，面包或者蛋糕。哦，不是很确定。我们这个是一个很特定的一个圣诞节而已，这个时间才会有的一个东西。那里面有，葡萄干。啊，只有圣诞节才有的，对。在意大利，是进口的，那是进口的，一定是进口的。对，一定要进口。不会有人自己做的，不可能的，不会有这个味道。对对对对，不可能是自己做的，一定是进口的，然后但有特定的一些公司做，才会有这个一定的味道。圣诞节有他的蛋糕，那复活节有他的蛋糕，Carnevale 叫什么？对对对，嘉年华也有他的甜点，对。好，那我们就回到我们的单元。Dove eravamo? Mi lula. Eccoci qua. 好。所以di solito in quale giorno della settimana il negozio di Franco è chiuso? Di solito in quale giorno della settimana? Cosa vuol dire in quale giorno? Naitien, in which weekday? In quale giorno della settimana il negozio di Franco è chiuso? Come so, suo io de di fan shi, jiu shi.Il lunedì, tema il lunedì è chiuso. 这里要不要加这个定冠词呢？固定的，每一个礼拜一都会休息，所以要，对吗？刚才我们就在 PPT 就是有啊。对不对？ Il lunedì in Italia i barbieri il lunedì sono chiusi. Il lunedì sono chiusi i barbieri. 是真的，这个是真的，对对对对。好，那 in quale giorno della settimana si svolge questo dialogo? Siete riusciti a capirlo?
那我们是Martedì? Credi ma? Credi ma? Bravo! Deve essere lì per il San, ho sentito, devo dire. Io ho sentito, ma suona. Ta suo. Due, ta suo, ta ci lo mara, ho due, da i tien, devo dire. Nega Gian Lang, ma sa ho. Domenica e lunedì, Gianlan, sì, Gianlan, sì, domenica e lunedì, ok? La fiera era domenica e lunedì a Roma, poi sono rimasto un po' il giorno dopo, sui ta martedì, hai shetai, zai Roma, per vedere la città, ta jo zanguan xia Roma, sui martedì, chiuso. Ta ping chang zhe you lunedì, il lunedì è chiuso. Che shi gang hao, nega martedì anche è chiuso. Sui ta men, dui hua na yi tian ingai shi mercoledì, mercoledì, mercoledì. Li bai san. Mercoledì. Va bene, quindi il dialogo si svolge, ci dice una is, fashion, ok? Takes place. Il dialogo si svolge mercoledì, di mercoledì. Perché Franco è preoccupato? È preoccupato, perché è preoccupato? È preoccupato cosa vuol dire? 为什么 Franco 在担心？担心？为什么在担心？Perché è preoccupato? Perché è preoccupato? 我刚才有提到一下一下，我们还没有分析整个对话，可是我就有提到一下一下，你们有 catch 吗？Perché? Sì, perché?没有客人 ，perché？ 隔壁新开店抢客人。perché 隔壁开一个。新开的美容中心。美容中心，好，还有说什么？一样的。一样的，OK，perché ha paura di non avere clienti，OK？、Okay? ha paura di， 他怕 ，OK？ 怕 vuol dire si dice ha paura。他怕失去客人。ha paura di， 然后加原形动词 ，OK？ ha paura di， he's afraid of， 然后 perdere， 失去 clienti。Va bene? Ha paura di perdere i suoi clienti. Ha paura di perdere clienti. Ha paura. Ha paura. Ha paura. Ha paura di perdere clienti. Perché aprono un grande centro estetico. Perché aprono un grande centro estetico proprio lì vicino. Io ci sei tu, siamo? O me ci tu, Italy Wen, ha buhao? Raho, pambien de Juwen, sei tu? Sei si quando Juwen? Sei si quando Juwen? Giovanni? Microfono ce l'ha lui, no? Ok. Hao, la Luis dice buongiorno Franco. Buongiorno Franco.
Li Fasce dice: Avvocato, buongiorno! Avvocato, buongiorno! Na, Lui Shi Shuo: Quanto tempo c'è da aspettare? Quanto tempo c'è da aspettare? Da aspettare. Da aspettare. Ok? To wait. 然后那个律师问，那个理法师问什么？Che deve fare? Che deve fare? 想要什么服务？Deve， 他用什么人称？第三人称对吧？是尊称的对吗？您需要什么服务？嗯。Barba e capelli。Barba e capelli。Barba è？ Barba e capelli。那理发师怎么回答？Finisco di tagliare i capelli all'ingegnere e poi c'è lei. Finisco di tagliare i capelli all'ingegnere e poi c'è lei. 今天结束工程师的工作，然后就来，工程师的剪板，然后就到你。啊，正式一点哈，跟主持人一样啊。这边结束工程师的剪板。就先生今天有什么进行的动作吗？为您进行一个减法动作。马上为您进行服务。刚才看到那个 tagliare i capelli al cliente， 好吧 ？tagliare i capelli a 某一个人，好吧 ？tagliare i capelli all'ingegnere。Taglio, finisco di tagliare i capelli all'ingegnere. 我帮工程师剪头发啊，然后就轮到您了啊。E poi c'è lei. Finisco di tagliare. 注意一下 ，finire 加 di 加原形动词，va bene? Finisco di mangiare. Finisco di studiare. Finisco di fare qualcosa, va bene? Finire 加 di 加原形动词。Finire già di. Ok? To stop doing something. 做完我一个事情就怎么样怎么样做完。好，那就那个律师说，律师现在才发现还有那个工程师在坐在那儿，对不对？所以那个律师说 Ingegnere buongiorno. Ah, buongiorno avvocato. Come sta?Bene, grazie, e lei? Non c'è male. Nanni che gli fa il suo avvocato, può aspettare qui se vuole. Può aspettare qui oppure se vuole può tornare fra un quarto d'ora. Stare qui oppure se vuole può tornare fra un quarto d'ora. No, no, aspetto, aspetto. Franco, come mai il negozio era chiuso ieri? Non era lunedì. Non era lunedì. Non era lunedì. Come mai? Come mai? Come mai? Perché? Come mai? 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 Come mai?好，什么？没关系啊，我等一下，没关系。那为什么你昨天关店就没有开店呢？昨天不是礼拜一，昨天不是礼拜一。Sì sì, ha ragione, ma sono andato a Roma. Sono andato a Roma domenica e lunedì per una fiera.
E poi sono rimasto un po' il giorno dopo per vedere un po' la città, per questo era chiuso. Samais, tu. Ha ragione. Samais ha ragione. Mi ho suo, ni suo da tue, ni io tauli. You're right. Ha ragione. Ning, io tauli. Ha ragione. Ning, tema, ragione. You're right. Ni io tauli. Suo da tue. Ma sono andato a Roma domenica e lunedì per una fiera. E poi sono rimasto un po' il giorno dopo per vedere. E poi sono rimasto lì il giorno. Sono rimasto lì il giorno dopo per vedere un po' la città. Da ho giù li ho sia lai zenar. Due tien. 参观一下那个城市。Per questo era chiuso. Per questo vuol dire per questa ragione. 为了这个原因才商店才关了啊。Per questo, that's for this reason. Ma c'era una fiera di barbieri? Sì.Una fiera per barbieri, più o meno. Si chiama Figaro in fiera, la fanno tutti gli anni. Si chiama Figaro in fiera, la fanno tutti gli anni. 对啊，这个理发师的展览，差不多这样吧。展览名字叫做《费加罗展》，然后每年都会办。Interessante. Certo che ormai il trattamento estetico è diventato un business. Estetico? Un business. Un business. How? 看一看怎么翻。好有趣哦。Certo che, ah, già da che il suo, ah. Sì, 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 per questo devo andare a queste fiere, insomma, anche un barbiere oggi deve aggiornarsi, anche se... Cosa? Non dovrei dirlo, forse già lo sapete. Avete visto che stanno ristrutturando quel grande negozio all'angolo? Qui a fianco, sì. Sì, sì, è vero. Sì, sì, è vero. Stanno aprendo il più grande salone di bellezza della città. Oh, 他们要开城里最大的美容中心。
啊！Sì, sì. E naturalmente ci sarà anche un barbiere. E quindi lo so già, tutti i ragazzi andranno lì. Ma no, noi no, è vero ingegnere? No, noi no. No, noi no, certo. No, no, certo. Io il mio barbiere non lo cambio. Io il mio barbiere non lo cambio. A me questi posti impersonali dove nessuno ti conosce proprio non mi piacciono. A me questi posti impersonali dove nessuno ti conosce. Non mi piacciono. Meno male. Oh, meno male. No, Franco, infatti, non si deve preoccupare. No, Franco, infatti non si deve preoccupare. Cioè, infatti, dice, ok? Ni dice, puoi un dancing? Infatti, ci puoi dire, ok? Dice, ni puoi un dancing, ah? Che già i dice, puoi un dancing. E poi una sciampista più gentile e carina di Mariana, dove la troviamo? Hai sentito Mariana? I nostri due clienti più affezionati meritano proprio un caffè. Meritano proprio un caffè. Cosa vuol dire meritano? Yinde, ok? Deserve. They really deserve. 值得, 真的, 对, 真的值得, 我们请他们喝一杯咖啡。 那个champista说什么? Ma certo, vado io al bar, cosa prendete? Cosa prendete? Cosa prendete? 为什么他说 vado io? 因为他可能说 不要麻烦那个 barbiere 对不对 他是那个员工 所以就是他对那个理发师比较礼貌的 我来负责 那个理发师就可以放心 所以那个io 放在后面 OK vado io io prendo un caffè 那你们点什么 OK 所以有一点一点开始提早看我们第九课我们下学期第一堂课看第九个单元就是跟 点在咖啡店点东西的哈，有关系的。那么就这里已经开始看，好，那就 io prendo un caffè macchiato per favore, grazie. Caffè macchiato 是什么？ Caffè 然后加一点一点牛奶，对不对？ Macchia 是污点，对不对？脏掉的。你有一个黑色的衣服。 对不对？那就如果这个是白的东西，那这个是一个 macchia， 对不对？污点，对不对？脏掉哈。啊，那咖啡本来是黑的，那牛奶是白的，对不对？所以脏掉了，有一个污点，有一个 macchia，OK？ 那个是 macchiato， 被脏掉的。那相反的，如果是 latte，latte 是白色的，那 latte macchiato 是一杯牛奶，那就被一点一点咖啡。
蘸料的表示一杯牛奶加一点一点咖啡的，那就是 latte macchiato。 OK， 这样子的概念，蘸料的方式就是加一点一点牛奶的咖啡 caffè macchiato。 那工程师说哎哟 posso avere un cappuccino？ 卡布奇诺是用泡沫的那个牛奶，对不对？嗯。Certo, certo, ingegnere. Franco, tu cosa prendi? Certo, 你们在这里可以看到这个champista对两个客人用 tu o lei， 雷。可是他对他的那个理发师用 tu o lei， tu， vero？ 他说。Tu cosa prendi, Franco, vero? Per me un caffè normale, grazie Mariana. Allora io vado. Sì, e poi quando torni facciamo lo shampoo all'avvocato. Va bene, a dopo. A dopo, grazie.好，所以现在比较清楚整个对话吧，哈，嗯。那你们在 pagina 64，现在还有两个文法的分析的地方。Che deve fare barba e capelli? Finisco di tagliare i capelli all'ingegnere e poi c'è lei.Ingegnere, buongiorno. Ah, buongiorno avvocato. Come sta? Bene, grazie. E lei? Non c'è male. 好，所以在这个小小的对话，这两个人，le due persone usano la seconda il voi, il lei o il tu？ 在这个小小的对话，这两个人用什么？ il lei, il voi o il tu？Che deve fare? Deve, devo dire. E poi c'è lei. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno, avvocato. Come sta? Bene, grazie. E lei? Sui, ne, giù, yung. Voi, lei o tu? Daran, shi, lei. Ok? Zun, chen, de, hao. 那我们现在就把那个 2B 的那个小小的对话，哈，从informale, zum Feizuan Chen dao Zuan Chen gai xia. Hao, per esempio, il barbiere dice che devi fare? Hao, gai Chen, che deve fare barba e capelli. Rao, barbiere shuo, finisco di tagliare i capelli all'ingegnere. Ci vedi, manca poche i ci zuo. Dov'è il microfono? Lo passiamo. Shei xian zuo? Ci shuo?谁想做举手 ？Sempre loro， 今天都是他们两个。Alice， 坐在前面是最积极的哦。好。所以 finisco di tagliare i capelli all'ingegnere e poi ci sei tu。那改成 finisco di tagliare i capelli all'ingegnere e poi c'è lei， 对吗？然后呢 ，ingegnere buongiorno， ingegnere buongiorno， 一样的。然后他说啊 ，buongiorno avvocato， come stai？ 改成 ，come sta？ 啊 ，buongiorno avvocato， come sta？ Bene grazie， e tu？ 改成 ，bene grazie， lei？ Non c'è male， non c'è male。好，那我们看一下 il gioco del come stai e come stai e come si può rispondere。我们已经差不多了，我们一开始有回答对吗？这个问题。那么在这里也再复习一下哈，可以增加一些说法。Come stai? Come si può rispondere? 三个笑脸可以说什么？Benissimo, devi dire molto bene, benissimo, ok. 再来是什么？两个笑脸。Bene,
bene, bene. Zai Lai, ne? Non c'è male, bravissimi, non c'è male. Hai puzzo? Hai puzzo? Non c'è male. C'è lì meglio, ah. Benissimo. Mm. Bene, non c'è male. Rahone, così, così. Insomma. Insomma, più zhiyang, hai hao. Non molto bene. Non molto bene. Non è molto bene. 好，那你们现在剩下的几分钟，可不可以一起就看这些图片 ？OK， 那你们也可以站起来，不一定跟旁边的同学，你们可以站起来找别的同学嘛，好不好？活动一下，然后你们就就决定哪一对，好，决定哪一对。然后在那一对，你们就决定用你或者您。好，然后就用这个 come va, come non va, 然后就用哪一个笑脸，用自己决定用哪一个笑脸，好不好？你们自己玩这些不同的图片，你们就尽量猜这一对图片里面的人的。心情。你们可以体验他们的，可以尽量体验他们的心情。Male。Male, ma no, insomma è hai hao. C'è lì meglio male. Non molto bene. Non molto bene. Male bi non molto bene, genzao. Male, genzao, malissimo, genzao.你们可以继续往下，male, male, malissimo 就是跟往下面的，跟糟糕 ，terrible 对 ，very bad。Non stai, sembra che non stai bene. Sembra che non stai bene. Sembra 好像。It looks like, okay. Sembra che non stai bene. A vederti, sembra che non stai tanto bene.Okay, 看起来好像你不太好。Okay? A vederti sembra che non stai tanto bene. 好，那我们就先到这里。